Buongiorno, benvenuti e bentornati sul mio canale. Vediamo un pochino di riuscire a registrare qualcosina stamattina. Io sono qui con Bimbo che mangia. Questa mattina non ho avuto neanche il tempo di praticamente tipo lavarmi la faccia o di sistemarmi i capelli perché sono sveglia dalle 7 e lui tra una poppata e l'altra, tra cambio pannolino, cacca, cose varie, si è sporcato, ha mangiato, ha vomitato, vabbè, lasciamo perdere. Non ho fatto tempo neanche a lavarmi praticamente, sono ancora tipo mezza in pigiama. E niente, oggi vi faccio vedere un pochino la mia giornata, vi faccio vedere degli acquisti che ho fatto in questo periodo online, soprattutto perché non ci si può spostare, e da Epicasa, dai cinesi vari e anche da AliExpress. E niente, vi mostro un pochino poi delle cose nuove che ho messo, sono riuscita a sistemare a casa. Da l'Epicasa ho preso delle cose che stavo adocchiando da un po' di tempo, che hanno messo in offerta e subito ne ho approfittato. La prima cosa che vi mostro è un tappetino per scolare i piatti, che è molto utile in quanto io, non avendo spazio appunto per scolare i piatti, questo tappetino lo poggio sul piano cottura e riesco tranquillamente a scolare appunto i piatti mentre li lavo. Poi ho preso due contenitori di latta, che vi farò vedere meglio dopo, per i biscotti e per le cialde. E mi sono trovata molto bene con Epicasa online in quanto hanno spedito in pochissimi giorni e ho trovato anche una cosa rotta che hanno subito provveduto a rimborsarmi, quindi ottimo. Allora, eccoci qui dove ho sistemato praticamente le cose che vi ho fatto vedere prima, prese dall'Epicasa in offerta, ed è appunto il contenitore per mettere i biscotti, e qui invece ho sistemato le cialde della Dolce Gusto, e quelle qui, quelle che ho preso appunto da un negozietto qui nel mio paese, e sono tutte e due di latta. Ho preso invece da AliExpress questo tovaglietta di vimini e ho intenzione praticamente di fare una parete, poi se molto probabilmente la faremo insieme, della cucina, ve l'ho detto qualche tempo fa, e la voglio appunto appendere nella parete vuota della cucina, che sarebbe praticamente questa. Qui poi, no, voi non l'avete visto, ma ho aggiunto un mobiletto perché non avevo più spazio qui e ho preso questi due contenitori sempre da Epicasa un po' di tempo fa, quando ancora si poteva andare, e ho sistemato insomma questo angolino così, però ancora in fase di praticamente sistemazione, anche perché adesso con lo sterilizzatore della Chicco che sto utilizzando per Francesco, diciamo che gli spazi sono un pochino limitati. Da questa parte ho sistemato così e praticamente ho messo due di queste coprispine per appunto coprire i cavi. Finalmente ho trovato il cappuccinatore della Lidl, lo stavo cercando da tanto, quello della Silvercrest, e ho organizzato praticamente la zona caffè così, con questi due vassoi presi sempre da AliExpress. Sempre da Epicasa ho preso queste due mini cassettiere. Quelle vecchie che avevo praticamente si sono tutte rovinate e quindi dovevo cambiarle. Da AliExpress mi è arrivato questo, che è praticamente un porta oggetti per la scrivania. E sempre per la parete, che a breve sistemerò, ho preso sempre questi da AliExpress, che sono delle lastre metalliche per appunto metterle sulle pareti, queste più grandi, e poi ne ho preso alcune più piccoline appunto per dare un po' di movimento. Guardate che carine, eccole qua. Ne approfitto di questo video per provare insieme a voi il frullatore della Homegic, che mi è stato inviato appunto dall'azienda. Spedisce in tutta Italia tramite Amazon ed è un frullatore in vetro
è da 700 watt, quindi non consuma molto perché ho visto che siete molto attenti al consumo energetico. Ha tre funzioni: la velocità 1 serve appunto per fare i frappè normali, i frullati, la velocità 2 trita le noci e tutte quante, insomma, gli alimenti piccolini che vanno, i pistacchi, insomma, le cose molto piccole. E invece la velocità 3, che poi sarebbe il pulse, quello appunto che trita il ghiaccio per fare dei bei frullati e delle belle granite adesso che arriva l'estate. Ha una capacità di 1,5 litri, e la cosa che mi è piaciuta molto appunto è che è in vetro e non in plastica e quindi è molto molto resistente. E qui insieme a voi ho voluto provare appunto a frullare delle verdure, perché sì, è appunto utilizzato come frullatore, quindi per fare frappè e frullati, ma volevo provare una ricetta con la zucchina e appunto ho voluto testare l'efficienza di questo frullatore aggiungendo semplicemente alle zucchine fatte a pezzettini un pochino di latte, e devo dire che veramente è stato efficientissimo ed è praticamente venuta una bella emulsione di zucchine. Quindi è molto buono, io sto già facendo altri frullati ed è veramente veramente un ottimo prodotto che vi consiglio. Vi lascio giù il link nell'info box. Sempre da AliExpress ho preso queste tre mensole, una più grande, poi c'è la media e la piccolina, che ho messo qui sulla stufa ed ho per adesso decorato così. Poi se troverò qualcosa di meglio le sistemerò in maniera, diciamo, più ottimale. Per adesso così non mi dispiacciono, sono veramente veramente carine. Non vi ho mostrato che finalmente ho finito la giostrina di Francesco, eccola qui. Vabbè, lì c'è il mio cuscino, quello che ho usato in gravidanza, che adesso sto utilizzando per Francesco. Ecco la giostrina finita, guardate che carina, tutta fatta da me col panno Lenci. Gira perché praticamente ho preso questo bastone da Amazon, che è un carillon vero e proprio, e se lo accendo. Eccolo qua. È carinissimo. Spegniamolo perché Francesco dorme. Vorrei svegliarlo. È nella carrozzina. Ho acquistato del periodo questa lampada che funziona così. Opla. E fa anche vari colori per la notte, in modo che appunto, siccome ce l'ho qui vicino alla culletta, poi vi farò vedere insomma come ho sistemato la zona notte di Francesco. È utile perché basta appunto un tappo così e si accende e si spegne. Altro acquisto del periodo, la scarpiera nuova, perché le scarpe non finiscono mai e quindi si ha sempre bisogno di spazio praticamente. E poi, lasciate perdere il caos della scrivania, ho preso questa lampada da Amazon. Non so se ve l'ho fatta vedere. Si accende così e ha varie intensità di luce. Quindi niente ragazzi, questo video finisce qui, spero di avervi mostrato tutto quello che ho preso da AliExpress, dall'Epicasa, e a breve mi arriveranno anche delle cose da Ikea, ma sono solamente tipo piccoli contenitori, quindi niente di che. Presto un nuovo video su questo canale, non so quando, mi raccomando però seguitemi sempre, iscrivetevi per non perdere tutti gli altri video e come sempre ci vediamo non so quando, ciao! Mi saluta anche un piccolo ninnino che dorme e mi sta facendo editare questo video. E sì, sta crescendo tanto. Abbiamo già fatto 2 mesi e il tempo sta volando praticamente. Però, insomma, è così, non ci possiamo fare niente.